da fare presidio, quindi essere presenti sul territorio in qualunque stagione, in qualunque momento della giornata. Intanto rappresenta un impegno fuori del mondo e questo è una cosa incredibile. Voi immaginatevi che noi abbiamo un presidio che è da Natale 2005 che è aperto e c'è una persona, Biagio, che da Natale 2005 non è più tornato a casa, vive al presidio 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. E non si muove di lì, non va in ferie, non si muove, resta lì. L'avessero condannato ai lavori forzati, forse era meno pesante la cosa, no? Allora voi immaginatevi questo personaggio qui, che sta lì a vigilare. Vigilare, segnalare. E noi il presidio di Venaus è diventato proprio il presidio per eccellenza, no? È l'unico che non hanno bruciato in questo ultimo gennaio, perché proprio era vissuto e abitato 24 ore al giorno. Quindi non c'era mai il momento in cui non c'era nessuno. E questo è un dato importante. Poi però presidiare, oltre a quello che dice la parola, è anche un grosso momento di crescita. Cioè nei presidi si discute, si parla, ci si confrontano le idee. Guardate che quando noi diciamo che questo movimento è un movimento trasversale, non diciamo una buttata o una battuta. Veramente questo è un movimento trasversale che raccoglie attorno a sé delle persone più disparate, con le idee più disparate, gente che ha delle idee di destra con gente che ha delle idee di sinistra. Cioè, e convivono, e si riesce a convivere, si riesce a confrontarsi, si riesce a rispettarsi. Questo è un dato incredibile, fondamentale, a rispettarsi. Si rispettano le idee. E poi il nostro motto, il mio in particolare, è sempre quello: tante teste, tante idee, ed è un plus valore. Quindi questo, il fatto che siamo in tanti con tante idee diverse in testa, è un fatto positivo, è un fatto che ci fa crescere tutti quanti. Ecco, questo è il presidio. Poi nel presidio ci si diverte, si mangia, si lavora, si gioca, si fa conversazione. Al presidio di Susa ci hanno i corsi di cucito, di ricamo e di pasta fatta a mano. Quindi voglio dire, c'è di tutto e di più, cioè è veramente un posto dove la gente può dare sfogo alla sua creatività. È un posto neutro, è un posto dove ognuno mette a servizio di tutti le sue conoscenze e quindi è in condizioni di far crescere la gente e crescere assieme agli altri.